scavo tra le pagode, dove pareva che la verità fosse protetta da un custode. Ho vissuto giornate vuote ma in piena salute, ovunque tutto allude al tempo di cui qua si gode. Su quante fodere ho adagiato l'occipite, da oriente a occidente ne do accenni come in opere di Tucidide. Ci sono cose che io non posso decidere, le scelte misere di cui mi sfugge persino l'origine. Reagire per non restare succube dei propri limiti, forze subdole operano su me e i miei simili. Spiriti affini si scambiano gli stimoli, a taluni non spetta un destino ma un testo che lo simuli. Non ho idoli e non intendo averne, d'inferno come al tempo dell'impero mi immergo nelle acque delle terme. La mia persona non tacco inerme, le concessi ciò che dovetti, c'è molto di più al di là di infrarossi e ultravioletti. Quesiti insoluti, assidui si uniscono come fossero solidi e fluidi, alla fine si dissolvono come motivi futili. Quale fu quell'intuito che fondò i culti dei druidi? Desideri plurimi senza uno che culmini, per l'uomo più umile il cielo sereno è colmo di fulmini. Tra i mali non chiedo lumi ma contemplo i fenomeni, niente di meno di quanto prevedano i primi giorni e gli ultimi. Fattori multipli e un surplus di impulsi precari, espulsi come sali minerali dai pianti e dai capillari. Nei volti spenti gli sguardi assenti sono perimetrali, in quelli splendenti utopie sperimentali. Allucinazioni e pericoli con amuleti e talismani, sogni lucidi o incidenti che fanno congiungere le mani. Si chiamano disturbi gravi sebbene nessuno li conclami, dinamiche simili nei conclavi, nei luoghi di altri proclami. Senza ritrosia la mente spazia, è diffusa la pazzia di fare